vincere non è una questione di abilità o di fortuna, ma sta nell'aver messo la propria katana, la propria spada nelle mani della natura. E allora hai tutti gli spiriti, i signori della natura, che stanno con te, che ti sostengono, che ti aiutano. Per fare questo, per riuscire a mettere la tua spada nelle mani della madre, devi andare al di là della mente. Semplicemente. Sì, semplicemente, perché andare al di là della mente è semplice, anche se non è facile, però è semplice perché è una cosa naturale. Allora, posso suggerirti di cercare nelle tue giornate almeno una volta al giorno di sorprendere la tua mente. Quando parli con qualcuno, di qualcosa che non solo lui, ma nemmeno tu ti aspetti di sentirti dire. Vestiti con qualcosa che non hai mai pensato di indossare. Cucina un cibo sano, ma che non hai mai pensato di cucinare prima. Assaggia sapori assolutamente nuovi che ti sorprendono. Sorprendi la tua mente quotidianamente, anche in una piccola cosa. Questo ti aiuterà a vivere al di là della mente e a mettere la tua spada, la tua katana al servizio della grande madre. Avere gli spiriti, le forze della natura con te e a essere vincente. Un'altra meditazione che puoi fare quando sei in natura è lasciarti sorprendere da quella che nella filosofia giapponese dello shirling gyoko, l'immersione nei boschi, l'arte del forest bathing, del bagno di natura, si chiama la rana che salta fuori dallo stagno. Cos'è la rana che salta fuori dallo stagno? È l'evento imprevedibile che accade in natura, ed è sempre piccolo, ed è sempre semplice, devi stare molto attento per coglierlo. Un uccellino che si trasferisce da un ramo all'altro, una lucertola che si infratta sotto le foglie. Ecco, cogliere la rana che salta fuori dallo stagno, l'evento improvviso, semplice, piccolo, che accade in natura, e stare concentrato. Altra meditazione che puoi fare in natura è casina meditation sul colore. E quindi puoi fissare un colore in natura, magari sederti in mezzo alle foglie, così come faccio io, fissare una piccola parte del tronco di un albero, che è grigio, almeno quello che io vedo adesso è grigio, e iniziare a ripetere il nome del colore come un mantra, grigio, 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 colorando tutti gli eventi della tua vita di quel colore. Se non ti piace il grigio, concentrati su un ramo verde. Se non ti piace il verde, concentrati su una foglia gialla. Scegli un colore, fissa lo sguardo, mantieni gli occhi fissi, immobili, ripeti il nome del colore come un mantra e colora tutti gli eventi della tua vita di quel colore, dando ad ogni immagine lo stesso amore incondizionato che puoi dare al colore. Sono tante pratiche molto utili che, con la forza della natura, prendendo la natura come alleato, ti aiutano ad andare al di là della mente e a essere capace di mettere la tua katana, la tua spada, la tua energia al servizio dell'anima del mondo. È questo che ti rende veramente vincente.